Amici e appassionati di calcio, buonasera dal campo Picarella. Io sono Niccolò Cecchi di Live Sport Academy e sto per raccontarvi Evolution Team contro BSC Next Gen, match valido per il trofeo del petrolio. Scendono in campo le squadre. Fischio d'inizio che arriva ora, è iniziata la partita, primo possesso per l'Evolution Team. Quindi il capitano si gira bene usando il corpo, poi si allunga troppo questo pallone. Ottima la chiusura difensiva di Noioso, riparte velocemente la BSC, pallone intercettato da Longo. Quindi ripartenza, vediamo quanti cambi campo nel giro di poco. Attenzione il numero 8, il pallonetto! Non ha dato troppa forza a questo pallone, la blocca tra le braccia Silvestro, non ci è riuscito, recupera palla all'Evolution. Di prima intenzione, va al centro, Dondolini esce, lotta nei due, alla meglio il numero 4 della BSC, quindi Patrick Killian aspetta l'arrivo di un compagno, lo trova in Del Nero, il numero 99, può anche puntare la porta da lì, preferisce aprire sulla destra per Dondolini, cross al centro, non ci è arrivato nessuno, pallone che ha attraversato tutta l'area di rigore. La distanza è favorevole alla conclusione, siamo sulla zona della tre quarti, tre uomini in barriera a difendere la porta dell'Evolution. Parte Maggi Festa, la conclusione, ottima parata. Va lungo il portiere. Pazzacchi Liani. La difesa in qualche modo allontana, stacca Sebastianelli, non ci arriva, palla che rimane lì. Il numero 5 se la ritrova tra i piedi e può far ripartire l'azione. Bene Dondolini, ancora per Sebastianelli. Sulla fascia destra, tiro, arriva! La conclusione con il destro, non se l'aspettava l'estremo difensore, ma ha chiuso la traiettoria sul primo palo. Noioso, la palla che è lì, il numero 9, prova a spizzarla. Poi allontana definitivamente la difesa della BSC, non ci arriva nessuno però su questo pallone. Il numero 22 prova a cercare picchi, non l'ha trovato. Patazzacchi Lian si ritrova il pallone tra i piedi, non è riuscito però a ripartire in velocità, ostacolato dall'intervento avversario. Ora un lancio lunghissimo, attenzione perché il numero 8 aggancia il pallone, il tiro! La grandissima risposta di Silvestri. Un tiro diretto in porta, 5 uomini a difesa della porta di Silvestri. Parte la punizione, alta. E su questo calcio di punizione termina anche il primo tempo del match. Risultato di 0-0. Partito il secondo tempo. Ricominciata la partita. Primo possesso per il BSC. Prendere i pali. Tiro dagli 11 metri. Parte con il mancino. La mette dentro. 1-0 Evolution Team. Rimesso in gioco lungo il pallone, Todini con il piatto, riesce a servire Catalano che va da Ciolfi, apre per Del Nero, numero 99, guarda al centro, si fa vedere Dondolini tra le linee. Ora pallone al centro, ancora il numero 19, il tiro! Fuori! Del Nero con la testa non tiene il possesso, poi pallone prolungato, il numero 10 prova la conclusione, Silvestri però non si fa ingannare, è sulla traiettoria. Battuto corto il corner, Dondolini per il compagno, ancora Dondolini, pallone al centro, Longo stacca più in alto di tutti, raccoglie Del Nero, poi Ciolfi il destro, la palla che scheggia la traversa e finisce fuori, rimessa dal fondo, che occasione però per il capitano della BSC. Servito Ciolfi in mezzo al campo, il destro, controlla in due tempi il portiere. Rimessa laterale per l'Evolution, deve gestire assolutamente questo possesso palla perché potrebbe essere l'ultimo, non fare errore.
Numero 8, pallone morbido al centro, Texidor l'appoggia con il petto al compagno, pallone tra le linee, il numero 2 è partito in profondità, ora può provare a metterla in mezzo, arriva il passaggio, palla che attraversa tutta l'area di rigore, dietro per il numero 11, il tiro fuori! Portiere non sfrutta questo corner, la BSC, e arriva anche il triplice fischio, finisce qui quindi il match tra Evolution Team e BSC Next Gen, vince 1-0 l'Evolution Team.